si è chiusa in un crescendo di emozioni la Sartiglia 2022, una manifestazione ridotta perché ancora condizionata dall'emergenza sanitaria, senza corsa alla stella né pariglie, ma capace di suscitare emozioni ed entusiasmi come solo lei sa fare Oristano. Dopo la Sartiglia del Gremio di San Giovanni e la Sartiglietta della Proloco, ieri è toccato al Gremio di San Giuseppe, con suo componitore Livio Urru e la sua pariglia composta da suo secondo Giuseppe Sedda e da suo terzo compoin Attilio Balduzzi. Tre cavalieri di lungo corso, di grande esperienza e valore, ma mentre Sedda e Balduzzi erano già stati chiamati a guidare la Sartiglia nei panni del componitore nel corso degli anni, per Urru è stata la prima volta da capocorsa. Vestizione in via Solferino, nella casa Pruneddu, corteo dei cavalieri in via Duomo, incrocio delle spade e benedizione della folla e della città sono stati gli ingredienti principali della Sartiglia dei falegnami, sotto l'occhio vigile e commosso del maiorale in capo Antonello Addari. Come domenica, anche ieri una bella giornata di sole e l'affetto di tantissimi oristanesi hanno fatto da sfondo alle fasi della manifestazione. E come domenica, in virtù delle decisioni prese all'unanimità dagli organizzatori, Comune, Fondazione Oristano, Istituzione Sartiglia, Gremio di San Giovanni e Gremio di San Giuseppe, Associazione Cavalieri, d'intesa con Prefettura e Questura, si sono potuti proporre alcuni dei momenti tradizionali della giostra, la vestizione di suo componitore Livio Urru, il corteo di 105 cavalieri per le vie della città e davanti alla Cattedrale di Santa Maria l'incrocio delle spade con la benedizione con Sabi Pia e Maio. L'appuntamento con la Corsa della Stella e con le evoluzioni delle pariglie è rinviato al 2023, ma dopo il blocco totale imposto dalla pandemia nel 2021 per gli oristanesi, i rituali proposti assumono un significato ancora più grande. Un momento di ripartenza per l'intera comunità, bene augurante per il futuro, ha sottolineato il sindaco e presidente della Fondazione Oristano Andrea Luzzu. La vestizione di componitore e il successivo passaggio in via Duomo hanno concluso una Sartiglia comunque storica. I cavalieri sono stati straordinari, ma è giusto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per organizzare questa edizione: gremmi, fondazione, istituzioni, forze dell'ordine, personale del comune e della polizia locale. Anche le persone con grave compromissione del sistema immunitario possono ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid. Per farlo è necessario aver completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, l'ultima delle quali, la terza, deve essere somministrata da almeno 120 giorni. I cittadini che hanno ricevuto la terza dose, nel caso in cui non siano già seguiti dal centro clinico di riferimento, possono recarsi al lab vaccinale di Oristano, muniti di tessera sanitaria, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o dalle 15 alle 18 senza prenotazione. Tutti gli altri cittadini dai 12 anni in su possono ugualmente accedere al centro vaccinale oristanese senza prenotazione per la somministrazione del siero, prima, seconda o terza dose, mentre per i bambini dai 5 ai 12 anni è necessaria la prenotazione dell'appuntamento vaccinale tramite il sistema Poste Italiane. Il piano di resistenza e resilienza servirà allo sviluppo delle zone interne della Sardegna o andrà a finire, come spesso è accaduto, verso le zone forti dell'isola? O vedrà tornare indietro i fondi non spesi, come altre volte? Se lo sono chiesti i numerosi relatori che hanno partecipato al convegno organizzato dall'associazione Nino Carrus e il suo instancabile presidente Fausto Mura. Coordinato da Nicola Pinna, al convegno hanno partecipato l'assessore regionale al lavoro Alessandra Zedda, l'ordinario di politica economica Gabriele De Ida, Daniela Falconi, sindaco di Forni e Giovanni Bitti, presidente della Confindustria di Nuoro. Molti gli interrogativi sorti durante il dibattito, soprattutto la preoccupazione è che, arrivati al punto, non si abbiano le capacità di programmare e di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, come ha sottolineato Giovanni Bitti. Dal suo canto l'economista Luca De Ida ha espresso la preoccupazione che i comuni non abbiano capacità e personale per promuovere progetti locali. La necessità di recepire i reali bisogni del mondo delle campagne e della montagna è stata portata invece da Daniela Falconi. In apertura Fausto Mura ha espresso l'esigenza che la maggior parte delle risorse venga impiegata per le zone interne, che sono il 70% dell'isola. Non sono mancati altri interventi, come quello di Francesco Nieddu, sulle carenze della sanità.
paura per tutti della lentezza della burocrazia. L'assessore Zedda rassicura tutti. Io credo che sia una grandissima opportunità, oltre che una forte responsabilità, però anche da questo dibattito acceso di oggi c'è la voglia di progettare, di pianificare, ma soprattutto di incidere davvero per questi territori che sono quelli che in questo momento hanno maggiore bisogno. Allora, se davvero ci uniamo e attiviamo tutte le conoscenze, tutte le competenze e le mettiamo in rete, probabilmente anche in tema di spopolamento, piuttosto che di sostegno alla montagna, alla campagna, ma anche alle coste, il PNR può davvero diventare il nuovo modello di sviluppo della Sardegna. È stato posto un po' in dubbio che non vada in direzione, come al solito, delle cosiddette zone forti. Quale sarebbe il rimedio per evitarlo? Credo che ci sia già un'inversione di tendenza e lo dimostra l'ultima finanziaria approvata proprio ieri sera. Lo sguardo invece è davvero ai territori che sono indietro, ai territori che però attraverso la forte identità e attrattività locale possono avere il sostegno dovuto anche con il PNRR. Infrastrutture immateriali in particolare, quindi intercettare quel vantaggio competitivo che è dato oggi dalla transizione della persona ecologica ed energetica. Quindi il goal di cui lei parlava. Esattamente, il GOL è una declinazione molto, è un acronimo veramente che declina garanzia dell'occupabilità dei lavoratori. Le parole sono bellissime e di effetto, i contenuti devono assolutamente essere rispondenti. Noi oggi abbiamo portato il documento così come richiesto con la tempistica giusta dal governo, l'abbiamo già presentato e adesso siamo pronti ad andare avanti con i bandi e con l'attuazione. La valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali, un obiettivo dal quale non si può e non si deve prescindere. L'amministrazione comunale di Paoli Latino, guidata dal sindaco Domenico Gallus, ha deliberato di partecipare al bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Attrattività dei Borghi Storici, linea B, in forma aggregata con il comune di Norbello. Quattro linee di intervento: il miglioramento delle condizioni di residenzialità, della qualità urbana e degli spazi di relazione, la valorizzazione degli attrattori ambientali, lo sviluppo di azioni di rafforzamento delle attività e dei flussi turistici attraverso un sistema di promozione e comunicazione integrato, le azioni di animazione economica volte anche alla costituzione di reti di imprese. A Paoli Latino gli interventi fisici si concentreranno sul recupero e rifunzionalizzazione di tre edifici storici con le loro pertinenze, che ospiteranno insieme ad attività volte alla valorizzazione del patrimonio e al più forte raccordo con l'area archeologica di Santa Cristina. Una specifica attenzione verrà rivolta al tema dell'accessibilità per le persone con esigenze speciali. Gli interventi, hanno fatto sapere dal comune di Paoli Latino, prevedono una forte cooperazione tra pubblico e privato e che si concretizza in partnership da avviare tra soggetti vari, piccole imprese, società, soggetti pubblici e privati, associazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Arborea si prepara a organizzare la Fiera dell'Agricoltura, che comprenderà la mostra zootecnica, quella delle macchine e componenti per l'agricoltura e l'esposizione dei segmenti riservati all'agroalimentare e ai servizi. Prevista anche la Sagra delle Fragole, un evento particolarmente atteso dal pubblico, giunto al 34esimo anno di svolgimento, mentre anche gli altri momenti espositivi viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda, fiera che si svolge con il patrocinio dell'Assessorato regionale all'agricoltura e regia dell'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, mentre la parte zootecnica sarà curata dagli allevatori locali e dall'Associazione Allevatori della Regione Sarda. Date stabilite il 30 aprile e 1 maggio, come si è detto, con il presidente della Proloco Sanneris, che ha precisato come l'evento si svolgerà secondo le disposizioni che al momento regoleranno queste manifestazioni, uniformando la linea di condotta a quelle precedenti. Dal 7 marzo sarà attivata la segreteria organizzativa della fiera.
Tra essi anche un vecchio scaldabagno arrugginito, ombrelloni, una grande boa in plastica e i resti di una vecchia barchetta a remi abbandonata. Riprese le giornate ecologiche nel territorio di Cavras, la prima si è svolta domenica 27 febbraio, grazie alla partecipazione dei volontari, degli amministratori e degli operatori dell'area marina protetta Penisola del Sinis, isola di Maldiventre, sono stati raccolti circa 250 kg di rifiuti depositati tra Mare Morto e la laguna di Mistras, raccolta che ha acceso l'attenzione sulla costante presenza della plastica sul litorale. La maggior parte dei rifiuti sono in materiale plastico, estremamente dannoso per le specie che vivono in mari del Mediterraneo e per l'uomo. Si tratta di rifiuti che in parte provengono dal mare e che costituiscono il risultato dell'inciviltà umana. I ragazzi sono sempre più attenti al rispetto dell'ambiente e ci chiedono un atto di responsabilità, ha evidenziato il primo cittadino cabrarese Andrea Abis. Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio e averne cura per consegnarlo nelle loro mani, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per preservarlo. Il punto di partenza sono le politiche ecosostenibili e lo sviluppo di soluzioni di potenziamento turistico in linea con le peculiarità del territorio. Alla base deve però esserci l'educazione ambientale dedicata ai più piccoli. La seconda giornata ecologica si terrà domenica 22 maggio. Sono 1172 i casi registrati oggi in Sardegna, di cui 943 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 9.828 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 più 3. I pazienti ricoverati in area medica sono 325, più 19. Si registrano 4 decessi. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 178 nuovi casi. A Oristano città invece sono stati accertati 26 nuovi casi e 58 guarigioni. Saranno consegnate all'ASL di Oristano 1.300 dosi di vaccino anti-Covid Nuvaxovid prodotto dalla casa farmaceutica Novavax, dosi che a partire da domani saranno disponibili per le inoculazioni all'ABE di Sarodia. Il farmaco approvato dall'AIFA è destinato alle persone di età pari o superiore ai 18 anni che non hanno ancora avviato il ciclo vaccinale e viene somministrato in due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Per riceverlo non occorre prenotazione. Ci si può presentare direttamente al centro vaccinale di Oristano, ingresso da Viale Repubblica, aperto da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, muniti di tessera sanitaria ed eventuale documentazione sanitaria. Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che gli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020-2021 possono recarsi fino al 31 marzo presso un qualsiasi ufficio postale per la riscossione del bonifico a loro intestato. Le borse di studio nazionali, fanno sapere dal Comune di Ghilarza, sono quelle le cui domande scadevano entro il 30 aprile 2021 e per le quali è stata inviata un'email ai beneficiari nel mese di settembre 2021. Le borse di studio regionali, invece, sono state liquidate nel mese di dicembre 2021. Si apre con la pubblicazione dell'avviso pubblico la finestra temporale a disposizione dei consorzi di cooperative che potranno accedere ai contributi per l'annualità 2022, fissati complessivamente in 2 milioni di euro. Contribuiamo al rafforzamento patrimoniale e al rilancio di importanti realtà che anche nel corso della crisi hanno dato prova di solidità e che rappresentano una risorsa importante per l'economia della nostra isola, ha evidenziato il presidente della regione Cristian Solinas. Le domande di aiuto telematiche potranno essere presentate a partire dal 21 marzo e riguardano le realtà che non hanno beneficiato dell'aiuto nelle precedenti annualità 2020-2021. A Banoa inizierà domani, giovedì 3 marzo, i lavori di riqualificazione del serbatoio cittadino di Cavras in località Feurreddu. Per 70 giorni saranno operative delle squadre specializzate che si occuperanno del risanamento integrale dell'intero impianto al servizio della rete idrica del centro abitato e della frazione di Solanas. Dopo l'approvazione in giunta regionale del disciplinare è stato pubblicato l'avviso per l'iscrizione all'albo delle imprese forestali e lo strumento attraverso il quale la regione intende garantire la professionalità delle imprese iscritte, indicando operativamente i concetti di professionalità e di sostenibilità del lavoro nei boschi e di rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri forestali, ha spiegato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Dopo questo passaggio, aggiunto l'assessore, potranno cominciare le azioni di formazione e aggiornamento professionale degli operatori forestali per garantire il supporto necessario al superamento del divario con altre regioni che hanno questo strumento in vigore da diversi anni.
Cabras, il paese dei giganti di Monte Prama, è la prima delle tappe di avvicinamento ad Archeologica 2022, la seconda edizione del progetto pensato dall'assessorato del turismo della regione Sardegna per promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine dell'isola e del suo immenso patrimonio archeologico. L'appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 marzo presso il centro polifunzionale del paese dell'Oristanese, dove, assieme ad esperti e studiosi, ci saranno anche i rappresentanti delle istituzioni, a partire dall'assessore regionale del turismo Gianni Chessa.